passerei adesso la parola all'ARPA per vedere il sistema di monitoraggio e parlare poi di quello che è l'inizio della bonifica che si andrà, a cui stiamo andando incontro. Però volevo semplicemente sottolineare rispetto all'esposizione della dottoressa Valle, cioè si è voluto iniziare con la storia proprio per poter dare elementi di comprensione rispetto all'esistente. Cioè è fin troppo evidente che la storia passa attraverso normative con una forbice larghissima, cioè da un punto di partenza in cui si scalava una buca e si puntava di dentro di tutto e di più a quelle che sono le normative attuali che prevedono tutt'altre cose. Ecco, Montello è passato attraverso tutto questo percorso ed era importante la storia per poter dare una chiave di lettura al presente e quindi ai dati che emergono rispetto alle rilevazioni attuali. Io passo la parola al dottor Chiarucci. No, ma noi parliamo a sto microfono, ma non funziona. Non funziona. Spero di avere la voce abbastanza sensibile. Vi presento, sono Dino Chiarucci, dirigente di Appalazio e mi occupo tra le tante cose anche di Borgo Montello e di tutte le sue problematiche. Allora, per comprendere un attimino qual è la situazione di Borgo Montello, mi riaggancio a quello che ha detto dalla dottoressa Loretta Valle, che ha fatto proprio quella che è stata tutta la storia del sito dal punto di vista autorizzativo e diciamo dalla sua evoluzione. Io mi riaggancio brevissimamente, perché poi è funzionale anche per capire come, visto che di inquinamento dobbiamo parlare, come c'è stato l'impatto sulle falde, mi riaggancio con alcune fotografie storiche ricavate dall'Istituto Geofisico Nazionale, e sono alcune foto. Ecco, questa è la situazione nel 1965, dove vediamo che c'è il fiume Astura, c'è la sua valle golenale in riva destra e in riva sinistra, e qua c'è la Valle d'Oro, praticamente, no, scusate, c'è Sant'Antonio, quello che è il lago di Sant'Antonio, e questo è un preesistente canale che si trova poi ad essere stato riempito e si trova sotto, come, sotto il sito di discarica. Si è venuto a trovare. Andiamo avanti. Allora, passiamo nel 1975. 1975 sappiamo che la discarica, il primo luglio, l'S0 famosa, la discarica comunale, è già in funzione. Qui c'è via Monfalcone, che praticamente non si vede, questa è via di Colle Pero, questa è Casale di Colle Pero, questa è la stradetta famosa che portava allo sversatoio che vi diceva la dottoressa Nicoletta Valle, la strada utilizzata per accedere, e qui vediamo praticamente, abbiamo già visione degli apporti fatti, tra l'altro se guardate bene c'è anche il fumo, cioè qui sta già bruciando in qualche modo, era tra l'altro una prassi autocombustione, o proprio si accendeva per ridurre i rifiuti, tra l'altro i rifiuti poi venivano portati via dalle piene, non per, era proprio questo il motivo per cui normalmente si prediligeva il fiume, che rinnovava di anno in anno la volumetria di quel sito di discarica che non andava a fornare. Ma tant'è, così si faceva negli anni 70. Andiamo ancora avanti, ecco che ci troviamo nell'84-86. Allora, come vi diceva la dottoressa, siamo nel periodo in cui S0, la discarica comunale, sta praticamente chiudendo, perché poi il comune credo fino verso 84-85 l'ha portata avanti. Nel frattempo la società Prochi aveva iniziato ad abbancare quelli che erano i rifiuti ancora non ben distinti, cioè non c'era la separazione netta tra i rifiuti urbani, come diciamo oggi, e i rifiuti industriali, come li intendiamo oggi, era una commistione. Qui abbiamo il famoso bacino S1, dall'alto si vede questa cinturazione che in qualche modo è molto più marcata rispetto alla precedente,
e qui abbiamo anche iniziato le attività di abbancamento. Abbiamo tra l'altro riempito la famosa vallicola che stava qua sotto, qua in mezzo, che tra l'altro c'era una strada che permetteva il passaggio fra l'S2 e l'S3, che era poi tra l'altro anche veicolo appunto dei vari sversamenti e quant'altro. Eccoci qua praticamente, quindi, e nello stesso tempo abbiamo già iniziato, stiamo vedendo già il nucleo dell'altra società, l'altra discarica, quella della società Indepo, con il famoso S4, con il famoso S5, la B2, eccola qui, la vediamo, l'invaso preparato, fatto, vuoto, d'accordo? Appena appena un po' con qualcosa dentro, ancora niente di più. Se andiamo avanti poi, andiamo ancora avanti e arriviamo al 2013, quella che è la situazione di oggi. Abbiamo l'S1, S2, S3, ora ecoambiente, abbiamo praticamente l'S4, l'S5, la S6 e la S7 che è stata praticamente, è la B2, la ex B2 che è stata riempita, d'accordo? È stata riempita ed utilizzata per gli usi solidi urbani. Abbiamo le discariche in azione, i siti di discarica praticamente operativi. Abbiamo il nuovo distinto invaso che è quello di Ecoambiente e abbiamo l'S8 che è quello della società Indepo. Nel frattempo abbiamo anche altre aree che saranno destinate a sviluppi futuri che circondano il sito di discarica. Non lo so, sono in itinere, nel senso che probabilmente c'è previsto il TMB, d'accordo? E, d'accordo? Sono aree che sono in disponibilità delle società e poi diciamo secondo come evolverà la situazione. Quindi questa è, per ritornare a noi un attimino a quello che è stato l'iter. Quindi siamo partiti, come abbiamo visto, da un sito di discarica completamente vuoto a i primi nuclei creati così sul nudo terreno senza grossi accorgimenti, anzi senza alcun accorgimento, fino ad arrivare ai giorni nostri, appunto, dove le discariche sono state costruite con tutti i criteri e tutti gli invasi sono stati costruiti con i criteri adeguati per contenere quello che è il pericolo maggiore della discarica, ovvero il percolato, la produzione di percolato. Andiamo alla produzione di percolato. Il percolato è praticamente quel liquido nero, denso, maleodorante, particolarmente ricco di sostanze organiche e particolarmente ricco anche di sali ed altri elementi. Il percolato, se non adeguatamente trattato, chiaramente proprio come liquido, tende ad inibire il terreno e a penetrare in questo fino, se non trova ostacoli, arrivare alla falda sottostante. E una volta raggiunta la falda, chiaramente ne va ad alterare le caratteristiche chimico-fisiche, rendendo di fatto, l'acqua non più fruibile per gli usi che ne possono essere fatti. Ci troviamo cioè di fronte a una falda che viene inquinata. Quali sono gli inquinanti che produce il percolato? Chiaramente tutte le sostanze che lui contiene, ma il percolato ha anche tra l'altro come caratteristica, e qui è importante affrontare un attimino questo discorso, ha come caratteristica quella di modificare in un certo senso l'aggressività dell'acqua e di sciogliere eventuali sali diciamo presenti dove l'acqua stessa si trova, cioè nel terreno, nelle rocce in cui si trova. Chi è particolarmente sensibile all'effetto del percolato e quindi l'effetto che è un effetto che noi chiamiamo di variazione del potenziale redox, ovvero praticamente la variazione di... è un po' difficile da spiegare, come dire, l'acqua ha dentro di sé, con sé sciolto al suo interno anche l'ossigeno,
l'ossigeno che crea una condizione di ossidabilità e quindi interagisce con la roccia in cui l'acqua si trova all'interno. Quando questo ossigeno diminuisce, diminuiscono le caratteristiche di ossidabilità e si dice che il sistema va in riduzione, cioè ha bisogno di ossigeno. A questo punto l'acqua in questo senso diventa aggressiva ed è in grado di aggredire i minerali in cui essa si trova, rendendoli quantomeno in forma disponibile, in forma solubile, e quindi ecco che ci ritroviamo che alcuni elementi che normalmente non vengono toccati, non vengono sciolti dall'acqua, quando l'acqua è in queste condizioni riesce a sciogliere e ci ritroviamo chiaramente all'interno, diciamo, di essa. E questi elementi in particolare sono il ferro, il manganese, l'arsenico, che sono poi i marker specifici che vengono utilizzati, generici, che vengono utilizzati per individuare l'inquinamento al di sotto di un sito di discarica. Normalmente se c'è un percolato che è arrivato in falda, sicuramente io nella falda troverò valori di arsenico, nella zona nostra soprattutto, perché è una zona subvulcanica e siamo particolarmente ricchi in rocce, diciamo, che contengono arseniti ed arseniati, e in ferro, gli ossidi di ferro che normalmente costituiscono le rocce, nonché il manganese. Questo è, diciamo, un aspetto dell'inquinamento che è prodotto dal percolato. Chiaramente il percolato porta con sé anche altre sostanze che sono all'interno dei rifiuti, sostanze che normalmente non troviamo nel terreno, troviamo nelle rocce dove l'acqua si trova. E questi possono essere solventi organici, particolarmente resistenti, altri minerali, altri sali, diciamo, non presenti nelle rocce, e diciamo quant'altro. Possono esserci anche sostanze tipo IPA, diossine, tutta una serie di cose che bene o male possono scendere fino alla falda, trasportate appunto dal percolato. Allora, veniamo a noi. Veniamo un attimino alla nostra discarica e al percolato che è in qualche modo arrivato in falda. Abbiamo visto che sia la S0, il primo nucleo, ecco, questa è una foto, diciamo, dove è schematizzato un po' i bacini di interesse, sono diciamo la S0 famosa. Abbiamo qui la zona dell'S3, S2 ed S1, abbiamo la zona, ancora qui c'è la B2, però diciamo la zona di S7, S4, S5, 6, poi dopodiché abbiamo i nuovi invasi in funzione, il nuovo distinto della ecoambiente e quello dell'Indeco, l'SO. Allora, abbiamo che il nostro invaso S0 appunto è stato costruito con rifiuti urbani non proprio selezionati e abbiamo l'S1 e l'S2 in quest'area, e anche questi, tutti e tre questi bacini sono privi sostanzialmente di impermeabilizzazione. Di conseguenza il percolato che l'abbancamento dei rifiuti ha prodotto, almeno in una prima fase nell'S2 ed S1, perché poi dopo è stata, come abbiamo visto, una volta realizzato il polder, una volta che è stata fatta la cinturazione, è stata ricoperta con altri rifiuti, però impermeabilizzando bene, separando bene le due realtà, quella precedente e quella, diciamo, che è attuale. Quindi qua sotto abbiamo, in questi tre punti, sono stati dei punti dove il percolato ha potuto tranquillamente nel tempo infiltrarsi fino a raggiungere la falda. Abbiamo detto che nel 2004 è iniziato, 2004-2005, è iniziato il nostro monitoraggio. Come abbiamo realizzato il monitoraggio? Il monitoraggio che si è, diciamo, sviluppato in due tempi. Un primo tempo, i primi tre anni, è stato fatto un monitoraggio serrato, qua sono riportati soltanto alcuni dei piezometri che sono stati presi in considerazione. In realtà qua dentro di piezometri ce ne sono altrettanti, adesso io non ho la slide per farvela vedere.
Comunque diciamo che la rete, quella disegnata in rosso, che vedete i puntini segnati in rosso, IMV, monitoring well, praticamente piezometro, corso di monitoraggio, sono il doppio nella realtà rispetto a questi riportati. Sono stati mantenuti questi, questa è la rete piezometrica della seconda fase, sono stati mantenuti per controllare quello che era una realtà che abbiamo poi ben studiato. E in giallo invece trovate riportati quelli che sono i piezometri realizzati nella fase successiva del secondo triennio per verificare un attimino qual è la situazione al contorno. Quindi c'è stato il primo triennio che ha come dire, indagato in modo estremamente serrato, meticoloso, tutta la zona del sito di discarica per verificare l'inquinamento nel sistema dell'acquifero. È stato chiaramente indagato innanzitutto la profondità e la velocità con cui l'acquifero si muove. Qui abbiamo avuto tutto sommato una sorpresa, chiamiamola favorevole per certi versi, per altri diciamo un po' meno, però non ci indaghiamo in questo aspetto. Vediamo l'aspetto positivo, che è quello che praticamente la falda all'interno di questo sito non si muove, ovvero abbiamo la presenza di una falda che si muove in direzione da est verso ovest, il lato nord e il lato sud, da est verso ovest, con una velocità che sono circa 3,5 metri all'anno, per capirci. Quindi è estremamente lento, estremamente conservativo come sistema. E questo fatto, in un certo senso, ha favorito il ristagno, quindi la concentrazione del percolato all'interno del nostro sito, e per l'altro però ha fatto sì che il percolato restasse all'interno del sito senza andare ad interessare zone esterne che noi avremmo potuto avere se avessimo avuto una grossa velocità di fuga. Qual è la falda e che natura geologica c'è? Non capisco a che livello è la falda. Allora, la falda siamo. Che natura geologica abbiamo? Allora, abbiamo praticamente una falda. Allora, facciamo una premessa. Questo modello concettuale che sto rappresentando è un modello che è tuttora in fase di revisione. Allora, noi abbiamo fatto una dopo le rispondo, abbiamo però. Mi intendevo dire che abbiamo fatto un primo triennio di studio all'interno del sito, un secondo triennio che sta chiudendosi praticamente in questi giorni all'esterno del sito e sempre all'interno del sito, e da tutta questa situazione otterremo poi i dati definitivi di quella che sarà la velocità della falda. Allora, qui abbiamo, come si ricorderà dalle prime immagini, quelle del 65, non perturbata dalle nostre attività, abbiamo delle zone collinari che praticamente trovavamo in quest'area, delle zone depresse, poi ancora delle zone collinari e quant'altro. Quindi diciamo che qui la falda, rispetto al livello del mare, stiamo viaggiando intorno, riportata poi alla superficie, stiamo viaggiando fra i 20 metri e i 15 metri in quest'area, d'accordo? E invece dalla parte di là della Stura, ma poi questa la vedremo dopo, ci troviamo in condizioni in cui la falda è presente già a meno 2, meno 3 metri rispetto, esatto, perché è tutto un declivio verso questo senso. C'è da dire quindi che questi terreni in parte si presentano anche come terreni torbosi, abbiamo delle lenti, non è un sistema omogeneo, noi siamo qua nella zona subvulcanica, quindi ci sono stati apporti continui con eruzioni continue che sono succedute, che hanno dato delle stratificazioni atipiche, ci sono state nel tempo delle intrusioni marine, ci sono stati degli episodi di, come dire, di permanenza, di ristagno di acque, quindi creazioni di aree palustri, specialmente in questa zona e nella zona di Valle d'Oro di fianco. Palustri che tra l'altro abbiamo anche come esempio, se scendiamo giù verso sud, abbiamo il famoso lago di Sant'Antonio, il cosiddetto lago di Sant'Antonio, che è anche quella un'altra area
diciamo, dove c'è un forte ristagno. Quindi il sito è estremamente complicato perché si presenta con degli aspetti che variano in continuazione. Se io mi allontano, ad esempio, vado a vedere la realtà, adesso al di là di quello che c'è sotto la falda, però litologica di un MV25 rispetto a un MV7 piuttosto che un MV9, 19 o quello che vuole, mi trovo sempre delle condizioni completamente diverse, delle stratificazioni completamente diverse litologiche, per cui la falda ne risente abbastanza anche nelle sue caratteristiche. Comunque, dicevamo, quindi abbiamo avuto in quest'area dove praticamente la falda si muove molto poco, localmente comunque le velocità di falda, questa che abbiamo dato, questa velocità di falda è una estrapolazione su tutto il sito, localmente però abbiamo anche delle variazioni anche significative di permeabilità e di velocità, proprio perché la velocità della falda poi dipende dalla permeabilità dei terreni, siccome variano molto fra una zona e l'altra, ho delle velocità che variano abbastanza, però nell'intorno la permeabilità è estremamente bassa, nella globalità del sito. Allora, andiamo avanti e vediamo un attimino di arrivare a quello che è il benedetto inquinamento. Allora, cominciamo. L'inquinamento che abbiamo rilevato all'interno di Borgo Montello è, per un verso, l'inquinamento che riguarda i metalli, nella special modo il ferro, il manganese e anche l'arsenico. E abbiamo, ed è questo dovuto al percolato, il modo aspecifico di agire del percolato, oltre che chiaramente agli apporti di ferro e manganese che normalmente troviamo nel percolato. Quindi c'è un arricchimento della falda per l'effetto del percolato sulle rocce. Poi abbiamo altri inquinanti che sono invece inquinanti che non sono naturali, perché se mi passate il termine naturale, tra virgolette, ferro, manganese e arsenico li posso considerare quasi naturali. Quelli che non sono, cioè che non trovo naturalmente nel terreno e nelle rocce, sono due inquinanti che abbiamo, la cui presenza è stata rilevata, che sono praticamente l'1,2 di cloropropano e l'1,4 di clorobenzene, che sono due sostanze, due solventi, che il cui uso è diciamo abbastanza generale per quanto riguarda l'1,2 di cloropropano. Lo possiamo trovare, io faccio sempre l'esempio che è il solvente che usano i meccanici quando devono pulire i carburatori, quando pulivano i carburatori, quando allora c'erano negli anni 70-80 le famose lavatrici dove mettevano dentro, smontavano il carburatore, poi la macchina funzionava egregiamente solo per 5 minuti, i primi 5 km, dopodiché tornava come prima. E poi diciamo invece che lo troviamo anche come fenomeno di degradazione delle sostanze clorurate, ma anche la trielina e quant'altro poi può portare, anzi già contiene il solvente trielina come impurezze l'1,2 di cloropropano, ma poi diciamo nei meccanismi di degradazione si può anche arrivare all'1,2 di cloropropano, e questo lo troviamo ad esempio nei fanghi di quelle che hanno le lavatrici, nei fanghi del lavassecco, no? Le famose lavatrici, le famose, sì, praticamente dove si portavano i panni che venivano lavati a secco, si formava il pappone che si formava sotto, questi fanghi venivano presi, sgrondati del solvente che c'era per recuperarlo il più possibile, dopodiché messi dentro il bidone dell'immondizia e mandati via. L'1,4 di clorobenzene ha una realtà un po' più difficile da trovare, diciamo questo è più associato effettivamente a rifiuti di tipo speciale, di tipo industriale. Allora, dove troviamo l'1,4 di clorobenzene e l'1,2 di cloropropano? Andiamo a capire, cioè andiamo a vedere quali sono, un attimino, perdonate, cerchiamo di mettere, eccolo, allora, la concentrazione, la maggior concentrazione di 1,2 di cloropropano e 1,4 di clorobenzene, iniziamo con questi, la ritroviamo praticamente in MV7, quindi guarda un po', è proprio la zona
di S1 ed S2, che il MV1, MV31 ed MV2 sono dei corsi fatti lungo la direttrice, praticamente la strada famosa che ci portava poi ad S0. Ecco che questo, diciamo, si allarga in quest'area. Io adesso chiaramente la faccio larga, poi è il Bloom chiaramente che bisognerà andare poi a indagare bene, cioè si è indagato, però non ne conosciamo con decisione i limiti. E abbiamo qua nella zona dell'MV, un altro che mi servono gli occhiali, ecco qua, nella zona dell'MV20 abbiamo anche qui, troviamo traccia, ma molto blanda, qualche volta si è manifestato, sempre del MV2 di cloroprofano. Allora, questo è facilmente spiegabile. Noi abbiamo quello che era la zona dove in S1 ed S2 venivano messi i rifiuti senza avere assolutamente nulla sotto, quindi è percolato, è passato, la direzione è congrua con quella che è la direzione della falda, quindi ecco che praticamente da quest'area si sposta andando in questa direzione. Oh, insieme a, chiaramente insieme all'1,2 di clorobenzene e all'1,4 di cloropropano, scusate, 1,2 di cloropropano e 4 di clorobenzene, troviamo anche il ferro e il manganese. Oh, non è ancora finita però, l'1,4 di clorobenzene e l'1,2 di cloropropano lo possiamo ritrovare anche in quest'area qui, in MV25 e in MV5. La spiegazione anche qui è abbastanza semplice. Abbiamo parlato di un periodo in cui, per diciamo, vicende fallimentari e quant'altro, di mancata gestione, i nostri bravi rifiuti in S1, S2 ed S3 che sono stati lasciati a loro stessi e il perfolato, tra l'altro, trascinava dalle vasche sommitali e andava tranquillamente a, ad interessare anche questa zona. D'accordo? In più teniamo conto, se proprio vogliamo rinfrescarci un attimino la mente, che esiste sempre, per quanto possa essere stato ripianato e quindi livellato tutto il territorio, esiste sempre il famoso paleoalveo, ovvero, vi ricordate nella foto del 65, quel torrentello che passava qua sotto, d'accordo? Che potrebbe in qualche modo aver favorito la migrazione di questi inquinanti dalla parte di qua, perché questo era un punto di recapito finale. Ma in ogni caso è molto più probabile il fatto che sia trascinato dall'S2 e dall'S3 il percolato che praticamente è andato a diciamo, interessare quest'area penetrando all'interno. Oh, questa è praticamente la situazione dell'inquinamento da 1,2 di cloroprofano e 1,4 di clorobenzene, nonché da ferro, manganese e arsenico. Vediamo invece il discorso della S0. La S0 anche lei era una discarica che praticamente è stata, come dire, senza, messa lì alla buona, senza alcun tipo di protezione. La S0 però ha, come dire, per suo vantaggio una situazione che è quella di essere nei pressi della Stura. Un eventuale percolato non necessariamente si va ad infiltrare subito sotto, ma trova immediatamente sfogo nell'acqua, okay? E questa è una situazione. Ma in ogni caso, nella discarica, nel fronte di discarica dell'S0, che è questo qua che adesso vi andrò a disegnare, non troviamo l'1,2 di cloroprofano, non troviamo l'1,4 di clorobenzene, ma troviamo ferro e manganese. È ovvio che ci siano. Qua sono stati fatti dei piezometri proprio alla base, al piede del sito di discarica, del punto dell'abbancamento. Questa, adesso ci fermiamo un attimino qui. Vediamo un attimino l'esterno, adesso abbiamo parlato di quella che è stata la prima indagine, l'indagine interna che poi ha portato a mettere in piedi quello che sarà
quello che è il procedimento di bonifica, perché aver trovato questi inquinanti ha fatto scattare appunto i provvedimenti di legge e di conseguenza siamo entrati nel percorso di quello che è la bonifica di un sito inquinato. Andiamo adesso a vedere quella che è la realtà invece all'esterno del sito di discarica. Abbiamo fatto tutta una serie di piezometri lungo la direttrice di via Monfalcone, lungo la via di Colle Pero e ci siamo anche addentrati in aree di proprietà. Questo ha richiesto un attimino un po' di un po' di pazienza e un po' di contatti con le varie, con i vari proprietari, perché fin quando si tratta di lavorare all'interno di un sito di discarico, che le proprietà dell'area lo sanno e quindi lo fanno. Cosa più difficile con i proprietari che stanno giustamente all'esterno, mettersi delle servitù, perché poi in fin dei conti un piezometro ti diventa una servitù, perché tu sei un po' responsabile, lo devi mantenere, lo devi, come dire, quantomeno non ci devi camminare sopra col trattore, per capirci. Quindi ti obbliga semmai a deviare nel percorso. Comunque, i dati che si ottengono dai piezometri esterni ci dicono che, e questo siamo al secondo triennio che stiamo facendo, mentre facevamo l'esterno abbiamo anche ricontrollato sempre l'interno per vedere le evoluzioni, ci dicono che nella parte est, cioè lungo la direttrice di via Monfalcone, e nella parte sud non ci sono dei fenomeni di inquinamento eclatanti, ovvero non ci sono fenomeni di inquinamento tranne un qualche valore che qualche volta si manifesta ma che poi viene smentito dalle analisi successive, cioè sono quelle variazioni che possono essere anche strumentali come tipo di risultati, d'accordo? In ogni caso quindi non ci sono in atto, dai dati che noi abbiamo, almeno al momento, che poi sarà un oggetto appunto di un bel lavoro che poi vi dirò alla fine, non evidenziano forme di inquinamento, ovvero siamo nella condizione fortunata che dicevamo che l'inquinamento, proprio perché la falda si muove poco, non è, vista la direzione, non si è spostata in questa direzione. Qui a monte era pulita e mi aspettavo che rimanesse pulito, ovviamente. Vediamo allora il fronte della discarica di S0. Siamo andati ovviamente ad indagare anche, come abbiamo fatto all'esterno, sul lato nord, sul lato est, e sul lato sud, siamo andati ad indagare anche sul lato ovest, nord-ovest, cioè praticamente in riva destra della Stura. E qui abbiamo trovato una condizione di inquinamento, ma attenzione, non da 1,2 di cloropropano o da 1,4 di clorobenzene, ma abbiamo trovato un inquinamento da ferro, da manganese e da arsenico. Vediamo nella slide successiva, così ci permettiamo un attimino di entrare meglio e di fare delle considerazioni. Mi posso, ma avevo detto prima che la falda nel lato destro era più alta di quell'altra. Sì, no, attenzione, qua stiamo più alta, stiamo degradando man mano verso la Stura. Infatti il problema, adesso le dico, il problema è tutto da interpretare, infatti in questi giorni dovrebbe uscire il terzo report relativo all'inquinamento, diciamo ai controlli che è stato fatto nel secondo triennio. I dati del primo triennio, i dati del secondo triennio, insieme a ulteriori indagini che sono fatte, diciamo, di tipo geologico, geofisico, verranno uniti insieme e rielaborati proprio da APRA e da ISPRA in modo da avere un modello concettuale ben chiaro, perché per il momento ci sono delle contraddizioni che però sembrerebbero portare tutte quante ad una conclusione, cioè che però deve essere studiata in pratica, deve essere ben approfondita.
Ma andiamo a quelli che sono i dati, io adesso vi do quelli che sono un attimino i risultati, così quelle che sono le risultanze delle analisi, poi sulla spiegazione del perché o del per come ci si arriverà appunto con quello che è lo studio finale. Siamo ancora in fase di elaborazione di quello che è il modello concettuale. Noi abbiamo praticamente, abbiamo detto che abbiamo una situazione di inquinamento in riva sinistra che è praticamente una situazione che sta qui sotto il piede della discarica di S0, d'altronde io me la potevo sicuramente aspettare. Un inquinamento invece è stato trovato anche in sponda destra ed è, e vediamo di che cosa si tratta. Innanzitutto si tratta di un inquinamento dovuto a metalli, ferro, arsenico e manganese. Arsenico poca roba. Cadmio. Più che altro. Il cadmio e anche gli altri, diciamo, sono dei valori estremamente bassi che possono anche essere spiegati proprio con la litologia e il sistema riducente e quant'altro. È comunque tutto quanto da vedere e ben valutare. Cerchiamo di capire che cosa succede, cioè perché è di difficile interpretazione. Perché se io vado ben a guardare i dati, mi accorgo di una cosa. Allora dico, oddio, mi è passato tutto di qua. Ma se io vado a vedere, trovo che in riva destra trovo degli alti valori di manganese e valori di ferro che superano sì la soglia, però non sono poi così alti. Se io vado a vedere invece da quest'altra parte della riva, trovo esattamente il contrario. Trovo dei valori elevati, molto elevati, elevatissimi di ferro e scarsi valori di manganese. Allora la cosa non vi torna molto, cioè non c'è, manca il nesso di conseguenzialità, cioè se io ce l'ho qua la stessa tipologia, magari più diluito, più concentrato, però dovrei trovarlo sempre la stessa cosa. E questo chiaramente invece non ce l'ho, i dati mi dimostrano che c'è qualcosa. In più, se io vado a vedere questo MVE14, è stato, l'MVE14 stiamo circa, oddio, adesso a occhio staremo intorno a 150-200 metri, forse anche di più. E se noi andiamo a ben guardare questo MVE14, se io andassi a rintracciare di nuovo qui, un attimino se mi date, ecco qua. Se io voglio andare a ritracciare quella che è la direzione di falda, rispetto a quella che avevamo di là, qui la posizione diversa, è questa. Allora io mi troverei che l'MV14 non può essere un bersaglio di quello che l'ipotetico sistema inquinante percolato che mi viene dalla discarica. Perché? Perché è completamente fuori da quella che è, diciamo, la direzione. Però l'MV14 c'ha un grosso quantitativo di ferro, c'ha un grosso quantitativo di manganese, cioè mi dice che ha un livello, registra un livello di inquinamento che è quello di questi prossimi al fiume Astura e anche di qua. Questo, diciamo, ci fa fortemente riflettere, cioè ci crea il problema di capire da dove viene questo inquinamento, se c'è una connessione tra la riva destra e la riva sinistra del fiume, degli acquiferi, e questo ci stiamo lavorando sopra, torno a ripetere. È un fatto che qui abbiamo dei valori di ferro e manganese che superano la cosa, però dobbiamo anche capire da dove mi derivano. Non dimentichiamoci che la zona, adesso stiamo sempre, come dire, facendo delle ipotesi, cercando di capire, però sono cose che dobbiamo anche pensare. Non dimentichiamoci che la zona di Valle d'Oro, la cosiddetta zona di Valle d'Oro, è una zona che ha, dagli studi fatti si è visto che ha un acquifero che ha delle caratteristiche completamente diverse da quella che è la zona dall'altra parte della struttura. E abbiamo dei valori di salinità, di cloruro di sodio, di calcio, di magnesio, anche di ammoniaca, anche di CO2, che sono diversi da quelle che normalmente sono le acque che trovo dall'altra parte.
Ci dovrebbe dire anche se questi, i livelli di queste sostanze sono al di sopra della soglia di pericolo o no, perché se sono percentuali bassissime noi non ci preoccupiamo tanto. No, bene. Diciamo che... Scusi, per quanto riguarda l'arsenico, l'MW12, che valore di arsenico? Allora, io adesso non ho con me i dati, mi perdonerete. No, attenzione, scusate un attimo, attenzione. Non fossilizziamoci su che cos'è. Vediamo, io sto facendo un discorso generale di quella che le diciamo le tipologie e i meccanismi di inquinamento. Quello che attiene alla pericolosità dell'arsenico o meno, quello che attiene alla pericolosità del ferro o meno sarà oggetto di 280 microgrammi di arsenico. Guarda, 180 microgrammi. Se mi permetto, intervengo un attimo a moderare il mio amico. Al di là di tutte le domande di merito e quant'altro, io direi, perché non c'è mai stata un'occasione come questa, continuiamo un attimo a capire di che stiamo a parlare, quali sono le situazioni e dove ci sono cose che ancora oggi non si capiscono e quant'altro. Perché questa esposizione è, fra virgolette, fondamentale, propedeutica a tutte le domande che si stanno mettendo e molto probabilmente bisognerà rigirarle se si tratta di situazioni sanitarie, anche la parte sanitaria e quant'altro. No, però io ripeto, siccome non è questo, l'ho messo in premessa, il tavolo di contraddittorio su Peccamichi è bravo, chi non è bravo. No, con i raffronti c'è chiarezza. Con i raffronti c'è chiarezza. Senza i raffronti non c'è chiarezza. Però siamo d'accordo nella chiarezza, ma con i raffronti. Assolutamente sì. Se facciamo i raffronti c'è chiarezza, capiamo tutti. Assolutamente. Grazie. Sì, prego. Io dicevo solo, cerchiamo di capire, perché non è completata l'esposizione, come si sta sviluppando l'inquinamento nell'area di Porto Montello, in che termini, quali sono le cose chiare e quali sono le cose ancora da approfondire e verificare. I dati sono anche dati che sono positivi. Ma noi rimaniamo quel punto. Assolutamente sì, io non vorrei che essere fraintesi. Scusami, direttamente con me facciamo un caso. Non si sta dicendo di non tirare fuori i dati. Li tiriamo fuori, li tireranno, li tiriamo fuori tutti. Tra l'altro ci sono stati gli accessi agli atti, i dati più o meno, tutti quelli che l'hanno chiesto già ce l'hanno. Quindi qua non si tratta. E si tratta di capire come quei dati possono essere letti, chiaro? Cioè, per cui io direi finiamo fra virgolette l'esposizione per avere una chiave di lettura di quei dati, dopodiché perché non c'è sta peggior cosa, mi pare di averla riveduta 10 volte, i dati sono importanti, adesso li tiriamo fuori se non ci stanno. Allora, i dati sono disponibili, scusate, i dati sono stati resi disponibili e saranno resi disponibili, basta semplicemente chiederli nelle dovute maniere. Ma chi è venuto l'ufficio da noi ce l'hanno dovuti, per cui secondo i dovuti canali, d'accordo? Io ci terrei finisce l'esposizione, perché se no non c'è che ci sarà un altro momento, nemmeno io che ho partecipato alle ultime conferenze dei servizi ho avuto la possibilità di avere un quadro d'insieme come quello che è stato esposto adesso, per cui è un'occasione unica per poter capire, allora, abbinato poi ai dati. Io vorrei un attimo appunto riagganciare quello che dicevo prima. Cioè ci troviamo davanti ad avere, ritorniamo alla problematica, adesso ancora prima... Stavamo lato destro, sì,
lato destro e lato sinistro. Allora, ancora prima di andarmi ad impelagare in quelli che sono le giuste problematiche, dice oddio, ma io c'ho l'assenico, oddio, c'ho il ferro, che cosa vuol dire l'autorità sanitaria che potrà ben ci dire? Basta che siano dei termini di legge. Oh, signor mio, se siamo perdoni, no, volevo risponderle con tutta tranquillità. Se stiamo parlando di inquinamento, significa che stiamo fuori dei limiti di legge. Perché se non ce la facciamo stare tranquillamente dentro la legge, avrei detto che non c'è inquinamento. Sia chiaro questo. Cioè, la legge, esistono delle tabelle di riferimento in cui vengono dati, vengono messi dei valori. Se io supero quel valore anche di un'inezia, io ho un sistema inquinato. Se sono al di sotto di quel valore, di quel limite, anche di un'inezia, io sono non inquinato. D'accordo? Allora, comunque, al di là di questo, tornando a cercare di capire qual è il sistema, qual è la problematica che abbiamo? Abbiamo quindi un inquinamento presente da una parte e dell'altra, però con due forme, ovvero con valori di inquinanti completamente diversi fra una parte e l'altra. La realtà sta nel fatto che, perdonatemi l'impiccio, sono due realtà diverse, ovvero abbiamo un sito di discarica nella prima zona, nella zona che ho detto in lato sinistro, e nel lato destro invece ci ritroviamo un'area che non ha mai ricevuto dei rifiuti, ma che però, torno a ripetere, l'avevo già iniziato a dire, è caratterizzata da un acquifero, cioè da una falda sottostante che è sostanzialmente diversa dalla falda che sta dall'altra parte. Questo potrebbe portare a dire che sono due acquiferi separati e quindi di conseguenza, essendo separati, l'acquifero di là e l'inquinamento di là stanno da una parte e dalla parte di qua è un'altra realtà. Questa è una drastica soluzione. Poi dopo invece dobbiamo andarlo a capire, noi ci stiamo cercando di ragionare sopra proprio per riuscire a capire la situazione. Questa è una valle, la Valle d'Oro, dicevo, che è una valle che è stata oggetta nei secoli, nelle ere precedenti, a tutta una serie di evoluzioni. Abbiamo avuto un'intrusione marina, abbiamo avuto un periodo di zona lacustre e diciamo, adesso è una zona ad alta fertilità che viene utilizzata, i terreni sotto sono terreni torbosi e diciamo il che significa però che l'acqua che permea il mio sistema e anche la falda che è abbastanza superficiale in quei punti viene a facile contatto con materiale organico, ma materiale organico viene a, diciamo, modificare le caratteristiche dell'acqua, fa un po' lo stesso gioco che fa il percolato, in modo più blando però lo fa. Questa modifica sostanziale, se io ho dei terreni sedimentari particolari, particolarmente ricchi in manganese, particolarmente ricchi in ferro, particolarmente ricchi in arsenico, perché no, questi tre metalli in condizioni anossiche, ovvero in condizioni riducenti, come abbiamo fatto, come abbiamo visto quando siamo andati ad analizzare la zona, possono mobilizzare questi elementi, ferro, manganese e arsenico. Se poi ci vogliamo aggiungere un altro, un terzo elemento che, è ancora più, che complica ancora di più la cosa, è proprio il fiume Astura. Il fiume Astura passa là sopra, passa lì proprio fra le due zone, che è la zona di discrimine, è un fiume che è caratterizzato da un livello di inquinamento di quelli notevoli. Non ci dimentichiamo che il fiume Astura è un fiume che nasce dalla zona industriale nord, cioè praticamente riprende tutte le acque del bacino industriale di Aprilia, con altri apporti, e quindi praticamente nasce già di per sé come un fiume molto inquinato. Le analisi che sono state fatte nel corso degli anni su questo fiume ci dicono che ha un valore di COD, cioè c'è un valore di inquinanti organici estremamente elevato, c'è un valore di ammoniaca estremamente elevato,
c'ha anche altre sostanze dentro che sono residui delle acque di scarico praticamente di tutto il comprensorio industriale nord. Di conseguenza il fiume Astura in qualche modo entra in interazione con la falda e può condizionare essa stessa la situazione di inquinamento che riscontriamo in questa zona. Quindi la situazione di per sé già complessa si complica ulteriormente, di qui la necessità un attimino di rivedere tutto il sistema idrochimico, perdonate un attimino della cosa, e geochimico stesso della e idrogeologico, proprio tutti e tre gli aspetti, diciamo tutti gli aspetti fra loro, e rimodellare per ritirar fuori, per fare di nuovo quello che è un modello concettuale della situazione che abbiamo sul sito di discarica allargata anche alla zona esterna. Questo è quello che stiamo cercando di fare e quello che insieme ad ISPRA, che è appunto l'Istituto Nazionale che si occupa di queste cose a livello nazionale con le migliori teste pensanti, stiamo cercando appunto di capire, di tirar fuori quello che è un quadro chiaro della situazione, sempre tenendo conto del fatto che abbiamo ben chiara qual è la situazione all'interno, perché è già stata studiata per 3 anni, il sistema è un sistema chiuso, quindi lo abbiamo ben valutato, è stato riconfermato negli ulteriori 3 anni e quindi praticamente è un sistema che noi stiamo cercando di aggredire le sorgenti dove l'inquinamento c'è.